Ciao bellezze, rieccomi tornata dopo tanto tanto tempo che non mi mettevo davanti al PC e cercavo di registrare qualcosa. Non vi spaventate, non è carnevale in UK, assolutamente no, è che ho appena finito di girare un video con questa parrucca che mi è stata mandata e quindi non mi andava di toglierla. Ho detto ma sì dai, giochiamo un pochino e facciamo il video per, insomma, un video per YouTube. È un colore che sicuramente non mi sta benissimo. Il modello è capelli molto lunghi o più o meno, li porto così perché davanti sto troppo male, vediamo se riesco a farvi vedere. E si vede che è una parrucca, voglio dire, si vede abbastanza, anche se l'ho posizionata tutta stretta, nel senso non mi dà problemi, l'ho messa abbastanza bene. Nulla, non mi soffermo più di tanto, sto facendo un video perché non perché devo assolutamente, ma perché devo ringraziare un'azienda, ma un grazie catastrofico, no, catastrofico, ma un grazie veramente gigante, perché io mi sono comportata un po' male, non ho avuto abbastanza tempo, poi me ne ero dimenticata, e poi Amazon, e poi insomma una serie di eventi che mi hanno portato a ritardare un video molto importante che dovevo fare già da tanto tempo, e sto parlando della Wild Cosmetics, l'azienda a cui ho fatto la collaborazione un bel po' di tempo fa e dove gentilmente mi hanno omaggiata di tutta la loro di tutti i loro prodotti in full size. Ed eccoli qua. Ta-da! Vi faccio vedere. Ok. Allora, sono bellissimi. Qui c'è tutta la bolla, la lettera di ringraziamento, mi hanno scritto per Omar, grazie a Omar, a mio marito, perché io, se vi ricordate, magari vi lascio, qui c'è la luce, non so se vi dà fastidio, se è meglio così, non lo so, o così, va bene, l'ora della scimità, ok, allora, vi lascio da qualche parte, sicuramente qui, il video di cui ho parlato, appunto, ho fatto la recensione completa, quindi non il primo video dove ho fatto vedere i campioncini, ma dove ho fatto proprio la recensione, la review dei prodotti. E avevo bocciato un prodotto, sì, perché io non mi ci sono trovata bene, però ho sentito le altre che molte ragazze hanno detto che strucca, vorrei sapere, vorrei vedere. Io avrei voluto fare anche una prova in diretta, ecco, magari la farò se nel caso. Vabbè, comunque non dilunghiamoci. Avevo detto appunto che per me la crema struccante, il latte detergente struccante non struccava. O meglio, non mi piaceva proprio perché non struccava, nel senso, cioè se deve togliere l'ombretto, ok, ma la matita, il kajal o un semplice eyeliner sopra alla palpebra, ho dovuto prendere un bifasico, fondotinta, beh, grazie, per fortuna, voglio dire, se non toglieva manco quello. E però loro mi hanno scritto dicendo di provarla, a farla provare a mio marito dopo la rasatura, e infatti la ragazza mi ha scritto un messaggio che voleva sapere appunto se i prodotti erano arrivati, se mio marito si era trovato bene. Effettivamente non avevo ancora provato, io sono 2 mesi che ho questi prodotti, forse anche di più, e non ero mai andata a prenderli per provarli, li avevo lasciati da parte. Però dopo il messaggio mi sono appunto, infatti è tutto disordinato, vedete, perché l'ho già aperta, sistemata, ho dato il latte detergente a mio marito e si trova benissimo, solo che gliel'ho ripreso perché mi serve. E niente, allora, io inutile che sto a rispiegare tutte le tutti i prodotti, perché comunque c'è già la review, ma magari mi soffermo sui prodotti che non avevo recensito e che mi hanno inviato. Allora, prima di tutto lo scatolo, cioè eccellente, con tanto di, allora togliamo la bolla,
la lettera. Ah, ecco, c'è anche questo. Vabbè, comunque, un po' di roba. Allora, non so come farvelo vedere. Aspetta, ok. Perfetto. Oddio, sono troppo. Mi sembra un cartone giapponese questi capelli. Vabbè, non si può. Ok, vedete? Questi cosini che si usano, morbidi. Ok, era. Mi dispiace, ecco, non avervi fatto vedere com'era prima. Perché, vabbè. Però era tutto posizionato, incastrato al posto giusto, con tutti questi cosini che mio figlio la metà già li ha tolti, l'ha fatti, che ve lo dico a fare, tutta bella piena, come se fosse una composizione, tutto un puzzle tutto preciso, con tutti questi cosi bianchi, questi cosini, a proteggere appunto tutte le confezioni. Allora, io sono rimasta affascinata perché dalle foto non sembravano così belli, nel senso sì, era un packaging sicuramente molto diverso da tutti gli altri che si usano, ma avendolo tra le mani puoi notare effettivamente la diversità e comunque la bellezza. Oddio, sono packaging molto belli, a me piacciono. Allora, partiamo da crema esfoliante, che questa non l'avevo. E l'ho provata una volta sola, mi sono trovata abbastanza bene, però per una volta sola capite anche che c'è. Ok, allora si presenta così. Ovviamente al suo interno ogni scatolina ha questo, che dà tutte le indicazioni, gli ingredienti, e c'è il logo, che credo che sia molto molto buono. E il packaging si presenta così: vetro, comunque un buon vetro, una buona fattura di vetro. Guardate che bello. Dietro ovviamente ci ha spiegato tutto, però io mi sa che tanto lo faccio vedere, ma non lo vedete all'incontrario, vero? Vabbè. Allora, il profumo rimane sempre quello, sempre un po' di vino, di mosto. Però è fatta così. Io vabbè, me l'ho usata un po', quindi un po' tutta. Non è tutta para-para. Vabbè. Così. È granulosa. Ci avete presente quella della Garnier? Io usavo una crema del genere della Nivea, mi sembra, celeste, con tutti i pallini. Per lo scrub, però, sì. Vedete, ha delle microsfere, vedete queste rosse? E lascia la pelle veramente morbida, a me piace, vedete? Tutti questi cosi, queste cose che rilascia, e ha sempre un odore di mosto. Ripeto, non è un odore forte di vino che dice oddio, non ubriaco, no, è piacevole, perché poi va, comunque si va a disperdere pian piano, ovviamente, quindi non è un odore forte che ti ammazza, dice madonna mia, no, almeno per me no. Poi ovviamente ogni persona, ripeto, ribadisco e sottolineo, sono diverse. E per esempio a me non mi struccava niente, ad altre persone il latte detergente struccava. Quindi, insomma. Allora, ripetiamo, packaging veramente molto molto bello. Sono rimasta affascinata. Io non so se voi qua lo vedete, qui c'è proprio una linea di colore argento che va proprio a circondare, ad abbracciare tutta la crema. Poi si vede anche un po' il prodotto. E ecco, crema esfoliante delicata viso e collo. C'è scritto anche in inglese. Così, e c'è appunto la scatolina. Dunque, mettiamo a posto. Allora, poi c'è crema viso idratante, che già ce l'avevo e mi sono trovata bene. Però il packaging è sempre questo, ha al suo interno ovviamente sempre il foglio illustrativo, comunque indicativo,
per tutti gli ingredienti e come si usa, quando utilizzarlo, eccetera, eccetera. E il prodotto è così. Non è bianca la crema perché giustamente è un po' smossa perché l'ho usata, non è piatta piatta. Va bene, con questa io mi trovo bene, la sto usando tuttora e avevo già parlato molto bene di questa crema. L'odore sempre lascia un odore che poi pian piano va via. Magari io ho sentito molte ragazze che dicono che è forte l'odore, è molto fastidioso. Io non trovo che lo sia, però magari è forte per alcune. Ho anche il raffreddore, scusate. Ok, un altro prodotto che non avevo dentro ai campioncini è il fluido occhi labbra. Questo. Ok. Ok, anche questo al suo interno troviamo sempre il suo questo. E poi la crema si presenta così, un normale tubetto, packaging normale, semplice, bianco, liscio, quindi bianco su bianco perché è tutto bianco. Quante volte bianco? Vabbè, questo non l'ho ancora usato. Non l'ho ancora usato e volevo capire un attimino come poterlo utilizzare. Tanto che adesso stavo pensando, avendo fatto il video, posso... anche se, insomma, anche gli altri l'ho utilizzato già, però vabbè, io parlo da solo, non ci fate caso. Allora, lozione tonica idratante, avevo già detto che non avevo grandi difficoltà, mi sono trovata abbastanza bene, ne ho usato un po', vedete, anche perché io non mi trucco spessissimo, quindi non ho bisogno di fare una gran skincare tutte le volte o comunque farla spesso, però la faccio quando appunto adesso sono truccata più o meno, dato una sbattuta di qua e di là di colori, più o meno adesso sono truccata, quindi stasera la andrò a utilizzare con, credo che anche userò questa qui. Però ecco, non tutte le sere mi strucco perché non sempre mi trucco, cioè molte volte metto soltanto lucida labbra e basta, o solo la matita, quindi basta che mi lavo la faccia ben bene e poi passo un po' di latte detergente e tutto va via. Ok, poi abbiamo eccolo, latte detergente, questo qui. Ah, ecco, scusate ragazzi, io che cretina che sono, non vi ho fatto vedere l'erogatore. Guardate che bello, è vetro, eh? Oddio, non si sente, però è vetro. L'erogatore bellissimo, nel senso è fatto bene, è particolare. A me piace il packaging della Wine Cosmetics, ha accostato dei materiali insomma azzeccati per loro. Vedi che bello? Vedete? So quanti sarete, non so di stasera, sa che mi sono bevuta il cervello. Vabbè, andiamo avanti. Ok, questo, la crema, volevo farvi vedere. Ovviamente sempre un colore un pochino diciamo tipo color molto chiaro, non è bianca, ecco, si vede che non è bianca, no? È un po' più scura. E come latte detergente, se devo usarla così, sì, ma per struccare no. Infatti questo ogni tanto mio marito ne prende un po' e se la mette e dice che si trova bene. E ho notato anche che ha meno screpolatura. Vabbè, lui ha, diciamo che ha una pelle un po' particolare. Lui di sapone riesce a usare soltanto il Dove, che veramente idrata, ha veramente
fa idrata veramente tanto la pelle e quindi riesce a evitare tutta la screpolatura, proprio come se fosse, ci fosse una seconda pelle, cioè non è che uno si spella, no, però in determinati periodi dell'anno c'è proprio una forte screpolatura del viso, proprio della pelle, o è secca e riesce a mantenersi soltanto appunto con Dove. E ho notato che usando questa crema, soprattutto dopo la rasatura, rimane molto morbida la pelle, ma rimane anche molto più idratata del solito. Sarà perché usa anche Dove, ok? Però dura più a lungo. Anche lui se ne è accorto, ha detto che si trova molto bene. E quindi adesso ogni tanto vedo che fa tic, ma ne prende proprio un po', tutto fa così, è felice e contento. Vabbè, comunque. Poi abbiamo finito, eh? Almeno, prego. Sì. Li metto così. Faccio i cavoli miei intanto. Ok, creme mani e unghie, che questa è buonissima. Mi dispiace di non averne parlato tantissimo, di più di quanto dovevo, mi ero anche dimenticata di far vedere il campione, a parte che li avevo finiti e quindi li avevo già buttati, ma avevo il campioncino messo da parte, uno l'avevo messo da parte perché erano due. Allora, io questa la, quando la lascio, non nel bagno, ma la lascio vicino, di solito la metto lì. Lì dietro la tenda c'è un davanzale dove c'è la mia collanina piuttosto che l'anello, eccetera eccetera, e io la metto lì perché ogni volta che poi devo prendere qualcosa prendo, vedete, scura come tutte le altre, metto, faccio così. Chi mi segue già da tempo sa che io la crema qui al palmo non riesco a me, non la sopporto, quindi la metto solo sopra. Sì, non è una cosa normale, però vabbè, ognuno ha le sue beghe. Ok, scusate se ogni tanto faccio così, ma sento un fastidio di... Ok, quindi questa è molto buona, mi sono trovata molto bene. Io tendo a screpolare molto le mani, cioè a me mi si spaccano proprio. Adesso no, perché fortunatamente il tempo sta migliorando, ma in inverno inoltrato, tipo novembre, dicembre, gennaio, cioè qui tutti i taglietti, e da quando avevo usato questa crema qua, questa, è andata molto meglio. Di solito io usavo quella della biochimica, bio qualcosa, che la vendono all'MD. E l'ho presa sia la mandorla che quella gialla, proprio per le screpolature. Però la presa in Italia è finita e quindi per fortuna ho questa qua e mi trovo molto bene, già a metà. Vabbè, non lo vedete voi, però è già a metà. Mettiamo tutto dentro. Vabbè, sempre il suo cartoncino all'interno, tutto quanto, ti dice come usarla, ti dà dei consigli, insomma. E il packaging è semplice, un tubo bianco, un po' come questa qui, no? Ritroviamo lo stesso packaging. Madonna, 18 minuti, mi sa che momento. Vedete? Molto semplice. A me piace poi una cosa fatta bene. L'avevo già detto che comunque il logo e insomma nell'insieme il packaging, il design mi piaceva, l'ho detto già dal primo momento. Ok, oh, madonna. E poi ho quella crema viso anti rughe che sto facendo usare a mia mamma, c'è mia mamma, e presto, se riuscirò a convincerla, faremo qualcosina insieme. Sì, vediamo, poi capirete da soli, perché quando la vedrete, la sentirete, capirete i motivi di mia mamma. Però non svelerò niente, magari chi mi segue lo sa, le mie ragazze sicuramente lo sanno, anzi gli do tanti baci perché sono latitante ultimamente nella chat. Comunque va bene, solito libricino con tutte quante, il sito, i consigli, come usarle, eccetera eccetera. E mia mamma dice che gli piace perché è fresca, lascia un... infatti la sto già usando, vedete?
sto già usando. Anche qui scuretta sempre, o tipo un brù. Quando, se avete presente, quando ho fatto tipo la besciamella da sole, mi viene quel brù, quel vabbè, niente, Valeria non c'entra, lasciamo stare. Perfetto. Questa è antirughe. Sì, viso antirughe, notte e giorno. E si trova abbastanza bene. Non so i risultati, ma diciamo che da quando è qua, e sono 2 settimane che mia mamma è qui, si trova abbastanza bene. Ok. Mi sono dimenticata di rim... Vabbè, allora, ripetiamo. Crema, viso antirughe, notte e giorno, che avevo già recensito. Crema viso idratante, sempre giorno e notte, che avevo già recensito e mi trovo molto bene. Una crema in più, che è quella esfoliante, delicata, viso e collo. Io l'ho usata solo per il viso, non l'ho fatto ancora per il collo e mi trovo abbastanza bene. Va applicata giustamente o con una spugnetta o anche con delle semplici, con le semplici mano, e delicatamente andare a fare dei giri di rotazione, così in modo da prendere le parti e far sì che queste cosine, queste micro perline, non so se si vedono, queste, si vede un tubo, vabbè, fidatevi, ci sono, ci sono delle micro perline. Penetrano piano piano e fanno proprio la pulizia. La crema esfoliante delicata viso e collo White Cosmetic permette una pulizia delicata ma profonda della pelle, del viso e del collo. Per favorire l'azione della crema viso idratante White Cosmetic, va bene, spiega tutte le cose. Esfoliante garantita, ha delle microsfere di, ecco, di olio di jojoba. Questo non mi ricordavo. Quelle microsfere che voi vedete rosse sono olio di jojoba. Poi c'è l'olio di vinacciolo e l'estratto di vitis, non c'è l'occhiale raga, vinifera, scusate, vinifera, scritto piccolissimo, garantiscono un'azione antiossidante sulla pelle, l'uso del peeling. Uno o due volte la settimana, vabbè, qua spiega come usarla, ma io tanto la uso poco, perché comunque, ripeto, non mi faccio questi grandi trucchi. Abbiamo la lozione tonica, la lozione tonica idratante, che non ha niente da dire, è un semplice tonico e mi trovo bene, abbastanza fresco. Io in estate, io mi ricordo quando vivevo a Roma, che ero più pischelletta, usavo quello della Garnier, mi sembra, e lo mettevo nel frigo la mattina o la sera, era una cosa pazzesca. Vorrei provare anche con questo qua, devo provare. Questo, presto vi farò una recensione magari scritta sulla mia pagina o su Instagram, cercherò di usarlo, non l'ho ancora provato, e in modo che così se siete interessati ad acquistarlo vi dico più o meno i risultati e le prime sensazioni. Poi c'è latte detergente struccante, che io non mi sono trovata bene, ma molte ho sentito di sì. E infatti questo l'ho rifilato a mio marito, ma anche ogni tanto lo uso anche io come latte detergente semplice per purificare la pelle, per idratare la pelle. Ok, e poi c'è la crema mani e unghie, che va bene, questo è un must, non mi può mancare, perché anzi forse la ricomprerò pure da loro, perché è a metà. Adesso la sto usando di meno, è volata, la sto usando di meno perché grazie a Dio il tempo sembra che ci sta dando una tregua. E quindi questo era tutto. Ah no, scusate, possiamo andare indietro? Ho trovato ulteriormente, perché come se non bastasse avere tutto questo, aspetta che metto giù questo, tutta questa robina. Ok, mi hanno omaggiata, suppongo, anche di questo, quindi un sapone liquido. Però questi non li ho usati perché li voglio tenere da viaggio, li avevo nella pochette da viaggio, tanto che devo partire in agosto se Dio vuole e me li porto, e li ho tenuti buoni buoni. Non li ho fatti vedere a mio marito perché mio marito va pazzo per queste cose piccole da mettere, se le mette in macchina, vabbè. Poi lo shampoo e il gel doccia. 3 carini, fatti bene, plastica, ma sono fatti ben bene. Eccoli qua, shampoo,
shampoo, gel doccia e... Ah, ho sbagliato ragazzi, qua. Sì, questo è sapone liquido, scusate. Sapone liquido, gel doccia e shampoo. Ok. Allora, io ringrazio di nuovo la Wine Cosmetics e chiedo perdono, chiedo scusa per il forte ma forte ritardo per quanto riguarda appunto la registrazione di questo video. E mi dispiace se non ho, insomma, non ho fatto subito, però veramente mi è stato proprio impossibile. Adesso ho detto o adesso o mai più, perché altrimenti sono veramente incasinata. Adesso nulla, gli do un bacio, ringrazio di nuovo la Wine Cosmetics e per qualsiasi domanda ovviamente potete lasciarmi nell'info box le domande che volete. Vi lascio di nuovo tutti i riferimenti magari ai prodotti, magari allora per quanto riguarda i prodotti che io ho già recensito, no, nel senso andatevi a vedere il video e trovate tutti gli... sto facendo il bullying, tutte quante le indicazioni. Per i prodotti nuovi vi lascio tutto appunto in descrizione, o comunque vi lascio il sito e vi scrivo i prodotti che mi hanno inviato, che non avevo. Sì, mi sto dilungando, mi sto impappinando. Nulla, io vi lascio con la mia chioma bionda. Sì, un fulgore proprio. Eccoli qua. E niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazze!